Venezia non si ferma, vuol dire che noi continuiamo i piani che avevamo e vorrei il sostegno di tutti voi su questo. Oggi la riunione era per dire la comunità città è aperta, noi siamo comunque filo governativi per cui vanno rispettate tutte le misure del governo, però comunque dentro le pieghe di questo decreto noi oggi abbiamo riaperto i musei di Venezia. Con tutte le precauzioni, riapre oggi pomeriggio la Fenice per le visite guidate, non per gli spettacoli ancora, ma soprattutto grazie alle categorie che sono presentate qua in grande massa per raccontarci e per accoglierci assieme, perché da questa enorme, grande comunque tragedia, soprattutto anche mediatica, devo dire, poi possiamo ripartire con uno spirito nuovo. Credo che sia il caso di raccontare tutte le cose belle che ci sono. È anche una città tutto sommato molto vivibile, anche molto a questo punto economica, è un'occasione per vederla. Lo dico agli italiani soprattutto che non hanno il problema poi della quarantena, credo sia un'occasione straordinaria. Ci rendiamo conto, siamo consapevoli dei danni incredibili che sta costruendo questa cosa. Ce lo diciamo ancora adesso ufficialmente, dopodiché dico diamo l'esempio, andiamo a casa andando nelle vostre categorie, nei vostri giri, i vostri amici, perché poi siamo amici delle categorie eccetera, per raccontare che la città di Venezia ce la vuole fare e ce la farà. Dobbiamo immaginare che domani deve esserci più tranquillità, perché dobbiamo lavorare per incontrare gli ambasciatori, per incontrare le ambasciate. Venezia si mette in campo direttamente, insomma, oltre a dare una mano al governo, se ce lo chiederà ben volentieri. Io domani mattina sono dal Presidente della Repubblica, spiegheremo delle cose anche tecniche che secondo noi possono essere fatte, diamo la nostra totale disponibilità al governo per parlare con i nostri migliori amici che sono il mondo intero. Dobbiamo continuare a tenere appunto i nervi saldi, cercare di non perdere la testa in situazioni o in progetti di paura e invece immaginare quello che sarà già domani.